altre. Cioè, il dato di partenza era una vivacità culturale, nel senso che da tanti anni, non solo dalla nascita della Film Commission a livello regionale e poi quella cagliaritana in Sardegna e a Cagliari, c'è stata una vivacità culturale, e cioè gli animatori, gli operatori, i professionisti del mondo della cultura, della settima arte, del cinema, hanno anticipato le istituzioni. E quindi era gioco forza necessario, un obbligo per le istituzioni a livello regionale e comunale, attivarsi per cogliere questi aspetti, incentivare, potenziare, aiutare coloro che operano nel settore cinematografico, e non solo ovviamente, perché ovviamente il cinema riguarda tanti altri settori, ha un indotto molto più ampio, tenendo conto che bisogna sfatare, lo sanno bene coloro che operano nel settore, quando bisogna sfatare, insomma, quell'atteggiamento che c'è, presente ancora, probabilmente oggi molto, molto meno, quando viene chiesto: ma tu cosa fai per lavoro? Faccio il regista, faccio l'attore. No, vabbè, ma di lavoro che cosa fai? No, è una professione, è un'arte, è un'industria quella cinematografica, non è una realtà occasionale legata alla passione, all'interesse di poche persone illuminate che hanno l'ambizione di lasciare traccia in immagini di quel che sono i loro racconti o le loro idee. L'altra questione è che, ad esempio, già nel 2006, se non ricordo male, ero allora consigliere comunale, feci degli emendamenti persino a bilancio per stanziare delle somme per realizzare, creare la Film Commission, un accenno, un neonato, insomma, all'epoca, però non era colta, non c'era la percezione, perché c'era quell'elemento, quasi vissuto come spreco e non come intervento pubblico di aiuto, sostegno anche economico, che poteva mettere in moto ulteriori risorse per le produzioni che potevano attecchire in Sardegna, mettere radici in Sardegna o, come in molti casi, anche fisicamente rappresentati da persone che sono qua in questo spazio, partecipano alla conferenza stampa, nate direttamente in Sardegna, fatte da persone sarde. Io ricordo che non è che il cinema in Sardegna nasca di recente, cioè è una storia che ha lasciato il segno nel cinema mondiale. Pensiamo a Solinas, insomma, non è un elemento che nasce ieri, quindi a maggior ragione le istituzioni erano in ritardo, in forte ritardo in Sardegna rispetto a quel che si muoveva non solo nell'ambito, appunto, degli operatori presenti, delle professionalità presenti nel passato e nel presente in Sardegna, ma quel che stava accadendo a livello nazionale. Basti pensare alle diverse Film Commission nate sul territorio nazionale. Ovviamente a questo si aggiunge il Cineporto, una realtà, né più né meno il termine aiuta molto. Così come una nave che entra in porto deve avere la certezza di dove poter attraccare prima dell'ingresso in porto, deve avere una rotta ben precisa per poter entrare nel porto, deve avere ormeggiatori pronti un'infrastruttura e una struttura che possa accogliere la nave in porto con professionalità, competenze presenti. Così vale per le produzioni legate al cineporto, cioè tutto deve essere predisposto prima che la produzione arrivi in Sardegna, arrivi a Cagliari, nel senso che i tempi delle produzioni cinematografiche, i tempi lunghi, i tempi morti, la burocrazia, la pausa forzata delle riprese, non legata al tempo, che è una variabile non controllabile da noi, ma legata invece a disservizi, a problematiche che sorgono successivamente,
creano dei costi ingenti per le produzioni. Quindi l'eliminazione di tutti questi ostacoli consente alle produzioni cinematografiche di avere anche una garanzia di risparmio, oltre che di efficacia e miglioramento del lavoro che deve essere svolto nel territorio cagliaritano e sardo. Penso ad altre realtà che hanno fatto conoscere se stessa nel mondo, cioè realtà regionali, la Puglia, ora l'esempio è facile, insomma, quello forse più conosciuto di Checco Zalone, del centro storico di Lecce, che non era conosciuto e oggi invece viene conosciuto e viene raccontato nel mondo grazie anche alla Film Commission Puglia e al fatto che quelle immagini, quegli scorci, quei luoghi vengono fatti conoscere girando in tutti i cinema, non solo italiani ma anche a livello europeo e mondiale. Le altre questioni sono ovviamente quelle di mettere a disposizione il comune in termini di servizi, cosa che già stiamo facendo per chiudere le strade laddove è necessario, che è la cosa forse più semplice, che però non è scontata, insomma, perché se bisogna girare una scena in alcuni luoghi, avere la chiusura delle strade vuol dire per tempo ovviamente predisporre tutti quei sistemi che consentano alla produzione di poter intervenire, dare una mappatura dei luoghi, non solo dei luoghi all'aperto o degli scorci, dei panorami, ma persino delle abitazioni private, laddove possibile, laddove i privati vogliono mettere a disposizione le abitazioni, a seconda ovviamente delle esigenze per le produzioni o nelle idee del regista è legate alla sceneggiatura per quanto riguarda ovviamente gli ambienti, ovviamente l'ambientazione in un determinato periodo storico, l'ambientazione in un determinato luogo che racconta ovviamente un periodo storico deve essere deve essere restituito come conoscenza prima alla produzione regista, prima che venga in Sardegna, quindi anche gli spazi privati, persino i visi, cioè persino una mappatura dei visi, una banca dati dei visi delle singole persone che potrebbero fare da comparsa è un altro elemento. Ovviamente anche il rapporto con le aziende private, cioè gli alberghi, i ristoranti, per abbattere ulteriori costi, per avere incentivi ulteriori. L'altra questione è ovviamente l'accesso al credito, anche in accordo con istituti privati bancari. Ovviamente in questo sarebbe opportuno un ragionamento che potesse coinvolgere tutti i comuni della Sardegna. Ora la proposta che vi faccio è di ragionare con l'ANCI, adesso a breve ci sarà l'elezione del nuovo presidente dell'ANCI, probabilmente entro il mese di luglio, ecco, il nuovo presidente si potrà ragionare, nel senso che se questo elemento di banche dati viene fornito da ogni singolo comune, al di là del fatto che possano entrare o meno nella fondazione, che forse non è indispensabile che 360, se non ricordo male, o 57 comuni della Sardegna entrino ognuno con un proprio rappresentante, ma è indispensabile che i 357 comuni, adesso vado a memoria, se sono 357 o 367, adesso non mi ricordo, però è indispensabile invece che forniscano un dettaglio dei luoghi, dei siti, degli spazi, dei centri storici, delle case, ecco, quello invece è indispensabile, dei visi, quello è indispensabile. Oggi di fatto sanciamo quello che già da due anni e mezzo in qualche misura stiamo cercando di fare, sicuramente non sempre benissimo, non sempre con facilità, però sin dal 2011, quando questa amministrazione si è insediata, noi abbiamo subito posto l'attenzione al ruolo e alle potenzialità che la Film Commission potesse avere sullo sviluppo del territorio e sullo sviluppo della città, tanto che sin da ottobre 2011 noi chiedemmo, non appena venne costituita la fondazione regionale Film Commission, di poter entrare nella fondazione, ragionare sulle politiche così di promozione della regione, di sviluppo nella logica, insomma, delle Film Commission più importanti che noi conosciamo anche a livello italiano, candidandoci a diventare Cineporto e
comunque, e chiedendo anche, devo dirlo, strategicamente un posto in CDA. Da quel ottobre 2011 qualcosa è stata fatta, nel senso che a Cagliari abbiamo istituito l'ufficio Film Commission, che collabora attivamente con la regione, per cui ogni qualvolta le produzioni vengono qui in città cerchiamo di dare compatibilmente con tutte le compatibilmente con le risorse finanziarie che non esistono, però tutto il supporto logistico necessario, polizia municipale, l'ufficio attività produttive, concessioni di suolo, insomma tutto il supporto che è necessario perché le produzioni possano trovare a Cagliari terreno fertile. Ma non basta. Il sindaco sin dall'inizio ha chiesto e poi abbiamo inserito anche nel bilancio di quest'anno, non è una cifra enorme, sono 128.000 euro, però devo dire che per le casse dell'amministrazione comunale è un segnale fortissimo questo di attenzione al comparto. Una comune è più di quello che ha messo la regione, se per quindi siamo straordinariamente straordinariamente avanti. E nella definizione di una strategia comune, per cui di una Film Commission che non può, essendo peraltro noi un'isola, non dialogare con la Film Commission regionale, già da tempo abbiamo cercato di trovare quelle sinergie necessarie che ci consentano di dare una mano alle produzioni che intendono girare qui a Cagliari, ma non solo. Per cui ipotizzando che questi denari andassero a complemento, quindi potessero essere non sostitutive ma di integrazione a ciò che la Regione già fa con l'Hospitality Fund. Per noi infatti l'importante è che questi denari vengano spesi nel territorio cittadino, non soltanto in ristoranti e alberghi, ma anche con le maestranze locali, quindi con tutta la parte di attori, comparse, insomma con tutta la filiera della cinematografia, sia lungometraggio che anche cortometraggio, perché poi insomma sono dettagli tecnici burocratici che gli uffici, qui presente Nevina che è direttore della Film Commission e la dottoressa delle donne che è la responsabile invece per l'amministrazione comunale, stanno dialogando già da settimane per chiudere la convenzione che ci consenta quindi di sovrapporre le due misure e dare veramente completamento a quello che la Film Commission sta già facendo. Quindi oggi qui firmiamo quello che è il protocollo d'intesa da cui poi scaturirà nell'arco delle prossime settimane, anche perché questi denari vanno spesi quest'anno, quindi la rendicontazione quindi andrà di pari passo con le produzioni che spenderanno da qui a fine anno con le forniture di cui avevamo parlato prima. La Regione fino alle nuove elezioni, diciamo, aveva proprio deciso, aveva scelto di rimanere socio unico, quindi diciamo così non ha mai incentivato l'ingresso di nuovi soci. Adesso invece la nuova giunta regionale su questo la pensa diversamente e quindi diciamo che ufficialmente, come dire, sono aperte le iscrizioni, potremmo dire così, insomma. Anche se fino adesso sempre il Comune di Cagliari e sempre il Comune di Sassari hanno fatto domanda e basta. La seconda cosa che volevo dire è che quello che ha detto Barbara è molto importante, perché intanto premia i film che si fanno in Sardegna e non solo a Cagliari, quella cosa che sennò diventava un doppione del bando ospitalità, per cui premia più globalmente il cinema sardo e il cinema che si fa in Sardegna, e dall'altra parte però valorizza nello stesso tempo le professionalità proprie della città. È una cosa che noi stiamo cercando di fare anche con altri enti, insomma con altri comuni, con altri enti, col Banco di Sardegna, col Teatro Lirico, con chi ci sta, insomma, proprio per cercare di riuscire di dare il più possibile servizi non solo economici a quelli che alla fine vengono in Sardegna. Devo dire che come Film Commission le cose stanno andando benino, nel senso che si cominciano a vedere più produzioni, non solo italiane ma anche europee, forse ci sono pure un americano che forse viene qua, ma questo per scaramanzia anche non diciamo nulla.
Per cui, insomma, non lo voglio dire sempre per scaramanzia, ma credo che la Film Commission stia cominciando a funzionare, anche perché finalmente abbiamo potuto assumere delle persone che si occupano di queste cose. Mancano i soldi, nel senso che manca proprio la liquidità, per cui sappiamo benissimo che ancora dobbiamo liquidare i soldi dei bandi del 2013, che però erano quelli del 2012, insomma, così. Però, insomma, stiamo cominciando a essere ben attrezzati e stiamo cominciando a marciare, secondo me.